Ciao, sono Davide e questa è la prima puntata del 2011 di... Oh, finalmente un bel video che può ampiamente superare i 30 secondi di durata. Quanto mi piace. Allora, innanzitutto, prima di cominciare, devo fare i doverosi ringraziamenti a due persone. Allora, innanzitutto i ringraziamenti ad HH Fisto, che mi ha rifatto la grafica del canale. E grazie e soprattutto scusa perché non l'ho fatto prima, ma i video per adesso erano stati tutti talmente corti e neanche mi si vedeva, e quindi non ho avuto occasione di poterlo fare. Quindi, per sdebitarmi, metto qua sotto nel link delle descrizioni il link del canale di Cine Review, che è un link che è un canale di recensori di film e telefilm di cui HH Fisto fa parte. Il loro ultimo lavoro si occupa di una recensione del telefilm The Walking Dead, a cui mi hanno fatto partecipare, e di quello sono grato. Poi voglio ringraziare Davide Di Socio, che ha realizzato la fanpage mia su Facebook. Quindi, se su Facebook cercate Dave Plisken, trovate la pagina. Metterò anche il link se volete iscrivervi, ovviamente a me fa piacere. Va bene, allora, come avrete capito dal titolo qua sopra e dall'indizio finale nella recensione di Dragon Ball della scorsa volta, sarà palese che ciò di cui voglio parlare questa volta è uno dei capisaldi della letteratura italiana e della poesia. Ovviamente sto parlando dell'Inferno di Dante, la prima parte della Divina Commedia. Probabilmente molti di voi saranno abbastanza perplessi, perché sì, certo, la Divina Commedia dell'Inferno è stato riconosciuto, è diventato famoso in ambito visivo per le letture di Vittorio Gassman negli anni 90 e poi più recentemente per l'opera filmata nei teatri, nelle scuole, all'opera di Roberto Benigni. Poi è diventato famoso in ambito videoludico grazie a Dante's Inferno. Però quello che pochi sanno è che c'è anche un'opera filmata dell'Inferno dantesco, e di quello di cui voglio parlare. Esattamente, voglio parlare dell'Inferno di Dante Alighieri, versione film, datata 1911. Nonostante le didascalie siano in inglese con sottotitoli in spagnolo, non lasciatevi ingannare. L'opera L'Inferno di Dante del 1911 è totalmente italiana. Semplicemente questa è l'unica versione che ho trovato in giro. L'opera è stata diretta da Francesco Bertolini e Adolfo Padovan negli studi di registrazione di Napoli. Ed è stata ricreata sulle illustrazioni ormai celebri, riconosciute, di Gustave Doré. L'opera è ovviamente molto più succinta di quella di Dante, era praticamente impossibile realizzarla nella sua interezza, però ha comunque le suggestioni e una fedeltà molto ossequiosa all'opera originale, come era probabilmente intenzione dei registi. La musica che sentite in sottofondo è quella di Tangerine Dream, in cui è stata rieditata questa versione. Dopo una parentesi didascalica in cui ci viene spiegato come Dante Alighieri perché ha realizzato nella realtà la famosa Divina Commedia, ecco che la scena si apre sulla celebre introduzione, ovvero sull'inizio del girovagare di Dante all'interno della Selva Oscura. Qui, all'interno della Selva Oscura, incontra le tre famose belve, ovvero la lupa, la leone e la lonza, simbolo rispettivamente della fame, della superbia e dell'avidità. Per ragioni di acquisto nel mercato estero, la lupa è stata sostituita con un dingo australiano. Nel frattempo, dal paradiso, il grande amore di Dante, Beatrice, lo vede vivere queste vicissitudini e decide di discendere nel limbo per chiedere aiuto al poeta Virgilio affinché lo possa guidare nel suo incredibile viaggio. Ambasciatore quindi di Beatrice, Virgilio prende sotto la sua ala protettiva Dante e lo guida con sé verso le più oscure profondità dell'inferno. No, oggettivamente, che roba è?
No, se, seriamente, che razza di musica è? Sembra Enya sotto morfina, non si può usare una roba del genere. Cioè, Dante sta compiendo una discesa verso l'inferno. Vi sembra una musica per una discesa verso l'inferno? No, questa è una musica per una discesa verso l'inferno. Così va decisamente meglio. Inizia così il terribile viaggio di Dante, esattamente come nell'opera. Dante incontra per primo il traghettatore infernale Caronte, per poi passare all'interno del limbo, conoscendo alcuni degli spiriti magni, tra cui Omero, Lucano, Ovidio e Orazio, che proseguono per un breve tratto nel viaggio attraverso il limbo. Ok, mi presto una battuta squallida, ma è più forte di me. Tutte queste persone che camminano una in fila all'altra? Questo non è il limbo, questa è la conga! Come on, shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Come on, shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Il viaggio di Dante e Virgilio prosegue, e dopo aver fatto la conoscenza di Minosse, qui interpretato probabilmente dal padre di Giuliano Ferrara, ecco che i due arrivano nel girone dei lussuriosi. Travolti dal vortice delle passioni in vita e qui costretti a girare attorno, travolti dal vento infernale per l'eternità. Nel frattempo vi ricordo che anche gli effetti speciali di questo film sono offerti dai Pennarelli Toriyama, ora anche in eleganti versioni in grigio. Pennarelli Toriyama, chi li usa poi li ama. Anche nel 1911! E così, all'interno del girone dei lussuriosi, Dante e Virgilio incontrano Paolo e Francesca, come è risaputo. Fanno anche vedere la loro storia tramite una sorta di flashback, ma questa è una parte che in fondo non interessa più di tanto perché il protagonista vero non è Dante. E passiamo quindi a uno dei gironi più interessanti, a mio avviso, ovvero quello dei golosi. Così interessante perché c'è una delle figure più particolari, ovvero il tremendo cane infernale Cerbero. Che è stato trasformato in un lama tricefalo per qualche oscura ragione. Ora mi rendo conto che nel 1911 gli effetti speciali erano quello che erano, ma credo che biologicamente parlando già all'epoca un lama e un cane fossero abbastanza distinguibili. E così, passando prima per il girone degli avari e quello degli scialacquatori, Dante e Virgilio passano attraverso la città di Dite, le cui porte gli vengono aperte da Shakira e il suo corpo di ballo. La città di Dite è cosparsa nel suo interno di sepolcri infuocati, dove hanno eterna dimora, tra tremende sofferenze, gli eretici. Stop. Lo so, forse è fin troppo prevedibile, ma qual è la canzone perfetta che ci starebbe in sottofondo? Sulla schiena di un girione evidentemente strafatto di acquavite, Dante e Virgilio discendono verso le Male Bolge. Durante il viaggio nelle Male Bolge incontrarono una vastissima schiera di dannati, tra cui i falsificatori, gli adulatori, i simoniaci, i seminatori di discordia e i ladri. In questo percorso visiteranno un'ampia serie di dannazioni, tutte queste con una scelta di colonna sonora completamente sbagliata. Quello che voglio dire è, insomma, facciamocene una ragione. Questa colonna sonora, per quanto possa essere ricercata e quant'altro, è decisamente fuori argomento. Sentiamola un attimo. Questa musica non ha il minimo senso di stare in questo film. Qualunque altra canzone, se inserita in questo contesto, darebbe molta più atmosfera. Il tuo biondo è il colore della mia.
di Dante prosegue nelle profondità dell'inferno, giù, sempre più giù, sempre più giù, fino a raggiungere i peggiori dei dannati, i traditori, costretti a essere congelati per l'eternità in una distesa infinita di ghiaccio. Sulla distesa ghiacciata del Cocito, Dante fa la conoscenza del conte Ugolino della Gherardesca, condannato per l'eternità a divorare il teschio dell'arcivescovo Ruggeri, che l'aveva condannato assieme ai suoi quattro figli a morire di fame presso la torre dei Gualandi di Pisa. Il conte Ugolino, per la disperazione e per la fame, era quindi stato costretto a divorare i quattro cadaveri dei suoi figli. Quindi il conte Ugolino è costretto per l'eternità a divorare il teschio di Ruggeri, a eterna punizione e a eterno ricordo di quello che gli ha fatto, cioè lo ha costretto a divorare i suoi figli. Pensate cosa gli farebbe se sapesse che ha abbandonato la conduzione di Mistero e l'ha lasciata a Ratz de Gan. Ma siamo giunti alla conclusione del viaggio. Dante e Virgilio, alla fine del Cocito, si trovano davanti all'incarnazione di tutti i mali, alla rappresentazione di ogni nefandezza umana, qui nel corpo del più tremendo degli esseri, il diavolo. Un diavolo dal volto peloso e dall'appetito insaziabile? Questo non è il diavolo dell'inferno, è il diavolo della Tasmania! Ma alla fine tutto si risolve per il meglio. Scalando il corpo di Lucifero, Dante e Virgilio riescono finalmente a uscire dall'inferno, sbucando dall'altra parte della terra e riuscendo finalmente, come lui stesso dice alla fine della Divina Commedia, a rivedere le stelle. In conclusione, questo è l'inferno di Dante datato 1911. È brutto? No, non necessariamente. Certo, fa po' sorridere per gli effetti speciali, perché l'ingenuità dell'epoca e comunque la povertà di mezzi, non si può chiedere più di tanto. È lento? Non necessariamente. È una cosa molto pittoresca, è molto particolare. Non si può negare che ha un grandissimo fascino data l'antichità dell'opera. Ed è facilmente reperibile, tant'è che si trova interamente su YouTube. Qui sotto, assieme alle altre cose, metterò il link della prima parte, poi si svilupperà. Sono 7 spezzoni in tutto sui 10 minuti a testa, quindi dura 1 ora e 10, alla fine non è neanche tanto. E devo dire che non si fa pesare. Qual è l'unico conveniente? L'unico inconveniente è che fondamentalmente la colonna sonora, personalmente, non l'ho digerita. L'ho trovata veramente fuori luogo, quindi io vi consiglio di magari di scaricarlo con qualche programma, non so se si può dire, però ormai l'ho detto, di vedervelo, di tenere il volume completamente muto e anche di mettere quello che volete, una musica a piacere delle vostre, mentre state guardando il film. Detto questo, io vi saluto e vi rimando alla prossima recensione di Carta vs. Celluloide, che avrà a che fare con un mondo alquanto particolare. No, no. Questo non va bene per l'atmosfera che viene data nel film riguardo al libro. Ci vuole un'altra versione. Adesso sì che ragioniamo. Vi saluto e alla prossima volta. Ciao!